Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video, anzi una nuova video ricetta. Oggi faremo il plum cake alle banane. Approfitto che ho queste banane tosto mature per fare questa torta che ho trovato sul Bimby. Gli ingredienti che ci occorreranno sono 130 g di zucchero, servirebbero 70 g di burro, ma siccome che io non ce l'ho, utilizzerò, diciamo, la quantità in olio di semi. Poi serviranno 150 g di banane a pezzi, 125 g di latte, un uovo, 250 g di farina tipo 0, io 00 userò quella, una bustina di vanillina e 10 g di lievito per dolci. Io appunto farò la ricetta con il Bimby, ma voi potete utilizzare ovviamente il vostro frullatore. Questa è l'immagine, vediamo se si vede e iniziamo. Allora, per riscaldare il forno, qua dice a 160 gradi. Poi prepariamoci lo stampo da 28. Iniziamo con 130 g di zucchero. Vediamo un po', perché solitamente il Bimby, esatto, me lo fa frullare, quindi io metterò lo zucchero. Qua mi fa fare 10 secondi a velocità 10, quindi il massimo della potenza, per farlo diventare zucchero a velo. Ma se voi non utilizzate il Bimby, ma semplicemente lo sbattitore elettrico, questo passaggio non lo fate. Adesso aggiungiamo il burro. Nel mio caso aggiungerò appunto i 70 grammi in olio e praticamente andiamo per 2 minuti a velocità 3, e voi invece con lo sbattitore andate per qualche minuto. Ho aggiunto 150 grammi di banana, aggiungiamo 125 grammi di latte e un uovo. Poi, per chi fa come me col Bimby, andiamo a mettere il misurino e andiamo per 20 secondi a velocità 5. Praticamente facendo così abbiamo anche frullato la banana. Adesso aggiungiamo i 250 g di farina. Ho aggiunto anche la vanillina. Adesso, prima di mettere poi il pizzico di sale e il lievito, andiamo 30 secondi velocità 5. Aggiunto il pizzico di sale e i 10 g di lievito per dolci. Adesso l'ultimo passaggio, 20 secondi, velocità 4. Poi versate il composto nel vostro stampo. Io ho scelto appunto quello da plum cake, che l'ho rivestito con carta da forno. E qua c'è scritto cuocere in forno caldo per 50 minuti perché 160 gradi. Io sinceramente l'avevo messa a 180. Però ho visto così e quindi ho deciso di fare come dice la ricetta. Per cui comunque poi controllerò, perché il mio forno cuoce abbastanza bene, non vorrei si bruciasse. Ci vediamo a Plum Cake sfornato. Eccoci, Plum Cake sfornato. Alla fine ha cotto veramente 50 minuti, appunto 160 gradi. Adesso io l'ho messo qui, però obiettivamente è ancora caldo, quindi non lo taglio, non ve lo faccio vedere, ma vi avrò lasciato la foto nell'anteprima sicuramente di come è venuto all'interno. Niente, quindi spero che anche questa ricettina vi sia piaciuta. Noi, come sempre, ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!